così. Allora, siccome vi è piaciuto tanto la prima favoletta e la quarantena nel frattempo continua, noi siamo qua a raccontarvi un'altra favola. La seconda favoletta, quella che ci è stata più richiesta in assoluto. Che è? Farlo di tamburi. Cappuccetto rosso ai tempi del coronavirus. Mi accinge Lei. Ma perché ti mai metti in cose difficili? Tu devi leggere e basta. Leggo. Allora, Non vado di questi periodi che è pericoloso. C'era una volta una fanciulla che tutti chiamavano Cappuccetto Rosso, perché indossava sempre un cappottino rosso. Lo teneva sempre d'estate, d'inverno. Facette fline, cioè talmente che ce l'aveva... Scusami. Non mi interrompere, mi fai perdere il filo contenitore. Cappuccetto viveva con la mamma e un giorno la mamma disse, Cappuccetto, io scendo un po', vado dalla nonna. Cappuccetto rispose, non vai, vai da nonna, sono qui, sono al desk, mi finisce staccato di socio, ne capo e muzzo, ma se ne vado io dalla nonna. La mamma disse, tu puoi mettere il proprio socio, mi fa spesso scendi. Cappuccetto e la mamma parlavano così, normalmente parlavano così. Sì, sì. Infatti, talmente che si impiccicarono, disse, vabbè, per decidere chi deve scendere, facciamo carta sassofobici. Patè, giù. Carta, mangia, sasso. E vai, ho vinto! Ma che entusiasmo eccessivo. Cappuccetto disse così. E scese. La mamma, tutta anguttosa. Anguttosa, un poco schiattata in corpo. Nervosa. Sì, disse, vabbè, mi scendi, Cappuccetto. Scendi tu, però mi raccomando. Mettiti quanti mascherini, fimmi l'autocertificazione, non ti avvicinare a nessuno, 1 metro di distanza, anzi, 1,85. Tutte queste cose qua, perché se no non ti ritirare proprio. E vai dalla nonna nel bosco. Mostra cosa, una parentesi sì. Alla favola. Non ho mai capito perché se sta nonna stava poverina solo lei nel bosco, lontano. Ma perché non se la portavano a casa? No, è perché quello nella favola non sta specificato. Però praticamente la nonna di Cappuccetto non era la mamma della mamma, ma era la gnora. Alla sua quindi c'era. Non si alleggerivano tanto. Ci schifavano un poco. Ah, era un po' cena di antipatia. Sì, ci schifavano, però da lontano si volevano più bene. Vabbè. Allora, disse la mamma, disse vai dalla nonna e portaci... Dove? Nel bosco. Nel bosco. Vai dalla nonna e basta che leggi, sì. Non è che devi leggi. E portaci una bella pizza fritta e una bottiglia di vino. Azzi, capitano, non ci piace molto. La mamma disse, Cappuccetto, mi raccomando, lascia tutto fuori la porta. Certo. Non entrare perché la nonna è anziana e se si mischi il coronavirus c'è la ricetta non. Già non stiamo faticando mezzo sul coronavirus. Sapo, dimmi pure la pensione della nonna, voglio raccomandarti, ma no, adesso mangia, caputtiamo male e Vabbè, ma calmati, cioè è eccessivo questo. Cappuccetto andò nel bosco canticchiando. Musica è tutto scomparso. Musica è tutto scomparso. Canticchiando e twerkando. Basta. Cappuccetto nel bosco, se mi giri la pagina, incontrò il lupo. Che le disse, Cappuccetto, che ci fai per strada? Ti devi stare a casa, vada a sta casa. Cappuccetto rispose, io posso circolare, perché tengo l'autocertificazione firmata, devo andare dalla nonna a portare il mangiare se non rimane lì una, quindi è un bisogno primario. E il lupo disse, scusami Cappuccetto, ma la nonna dove abita? Perché se è fuori comune non si può circolare. Ecco, Cappuccetto subito sbrovignò la nonna. Sbrovignò. No, si dice... Buttai fuori. Sì. L'indirizzo della nonna. Senza volere le disse. L'indirizzo della nonna. Della nonna. Così il lupo subito andò a casa della nonna. Fece subito, presso a casa della nonna. Cappuccetto invece si... No, si mise a vedere i fiori nel bosco, un fiore qua, un fiore là, se ne andò lento. Sì, non si fidava di stare a casa e si indagliò. Eh? Si indagliò. Nel frattempo il lupo era arrivato dalla nonna e bussò alla porta. Toc, 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 toc.
Disse, signora, i comuni ci hanno mandato a disinfettare le case, a rapite! La nonna rispose. E secondo te ti credi a te che sei del comune che ti devi fare la disinfestazione? Quanto è data a te che stanno, la gente qua si fa? Bussa, dice che sono quelli del comune e poi entrano e si rubano i soldi delle povere vecchiette. E non si fa, io non ti arape, gente in mezzo. Ecco, però tirate e buttate, la nonna si lasciò convincere e arrabbì la porta al lupo. Il lupo la vide e fece un morso. Un morso. Sa scritto morso. Cappuccetto nel frattempo era arrivato a casa della nonna, bussò, toc 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 toc, e disse, nonna, io ti lascio tutto qua fuori, non entro proprio. La nonna disse, entra nonna, nonna si è messo pure la mascherina, stai tranquilla. Cappuccetto entrò, vide la nonna e disse, oh, che orecchie grandi che hai! E per sentirti meglio! Oh, che occhi grandi che hai! E per guardarti meglio! Oh, che bocca grandi che hai! E per mangiarti meglio! Aum! E fece un morso! Un morso! E quindi il lupo si mangiò sia la nonna che il cappuccetto. Esatto. Nel frattempo, un cacciatore che stava passando di là vide il stava controllando se stava la gente per mezzo alla strada. Vide il lupo con una pancia esagerata, grande come stiamo facendo noi in questi giorni perché stiamo mangiando solamente. Vede il lupo e si ingespettì e pensò di prendere un coltello, arrapì la pancia del lupo e uscirono la nonna e cappuccetto rosso. E appena le vede disse, vado a sta casa, oui, ma vado fatto mangiare un lupo, vado a sta casa, a casa, dovete rimanere a casa. E vissero tutti felici e contenti. Ci vediamo alla prossima favoletta. Aspettiamo sempre le vostre richieste. E oggi si vede il panno alla prossima. Perché non si è cresciuta, eh? A me piace vedere il panno.